Stasera è Shvi'ah Pesach, il settimo giorno di Pesach, che ricorda l'apertura del Mar Rosso. L'esodo dell'Egitto e l'apertura del Mar Rosso sono di fondamentale importanza. I saggi ci impongono di ricordarli ogni giorno. La parola ebraica per Egitto, Mitzrayim, è collegata alla parola Mezarim, che significa limitazioni. Ricordando l'esodo ogni giorno significa trascendere i nostri limiti e smettere di essere schiavi delle cose nella vita che ci bloccano. L'apertura del Mar Rosso ci insegna una lezione importante circa l'impegno. Nachshon ben Amminadab, il leader della tribù di Yehuda, si è immerso nel Mar Rosso, seguito dalla sua tribù e poi da tutto il popolo ebraico. Hanno avanzato fino a quando l'acqua ha raggiunto le loro narici. A solo a quel punto il mare si aprì. L'azione di Nachshon è l'esemplificazione di Mesirut Nefesh, sacrificio di sé. Augurando a tutti un felice e sano Pesach e possiamo tutti superare i nostri limiti personali e avere fede e coraggio come Nachshon.